Ciao a tutti! Allora, per realizzare queste perle andiamo prima a cuocere una pallina di pasta bianca o pasta di scarto, come preferite. Andiamo a prendere un punteruolo e ovviamente la pallina deve essere già forata. Ora prendiamo dei dischetti di pasta ritagliati da una sfoglia con una formina e la sfoglia è spessa circa 2 mm. Andiamo quindi a rivestire la nostra pallina già cotta. Adesso, avendo infilato il punteruolo, so già che dall'altra parte sarà bucato e quindi la vado a rivestire con un altro dischetto di pasta bianca dall'altra parte. Quindi faccio combaciare bene le giunture. Buco anche dall'altra parte, vedete così. E adesso vado ad arrotolare la pallina, non troppo, perché dobbiamo vedere il segnetto dei buchini. Quindi ribuchiamo un'altra volta con il punteruolo. Non vi preoccupate se ci sono dei pelucchi, ok? La vado ad arrotolare di nuovo leggermente e poi la metto di nuovo sul punteruolo. Ok, fatto questo, la liscio un po' con le dita. Ok. A questo punto vado a prendere un pochino di colore per il vetro, prendo un bulino, prelevo un po' di colore, lo scarico e vado a fare dei buchettini su tutta quanta la superficie, vedete in questo modo. Non fateli troppo staccati perché sennò non viene molto carina, quindi cerchiamo di farli abbastanza vicini, ma non troppo. Ok, vedete, adesso per sfilarla non è difficile, basta ruotare leggermente il punteruolo e poggiarla, non si rovina molto, diciamo. Vedete, qui ne ho già pronta un'altra, cioè rivestita. Vado a fare la stessa cosa. Ecco, vedete, io ho fatto qualche altra perla e queste sono cotte e ho deciso di lucidarle in modo tale che l'effetto risalti di più. Non sono semplicissime da fare, bisogna avere la mano ferma e bisogna fare un po' di attenzione, ma comunque non è impossibile. L'effetto è molto carino e poi le monterò su una collana molto estiva. Intanto spero che l'idea vi piaccia, spero che il video vi sia piaciuto e ci sentiamo al prossimo. Ciao!